i numeri primi. Ehi, boss, è molto che aspetti? No, sono arrivata ora. Come? Sono arrivato io ora e tu già eri qui? Sono arrivata ora. No, scusa capo, io non voglio insistere, ma io sono arrivato ora, no? Ti ho detto che è molto che aspetti qui e quindi proprio l'argomentazione... Tu sei proprio arrivato, eh? Quello mamma mia. Ciao ragazzi. Oh, ciao bello. Ciao Kiko. È tanto che aspettate? Ma no, siamo arrivati ora. Eh no, veramente, io sono arrivato ora. Lei già era qui. Ma... se tu sei qui da un'ora e tu già eri qui, tu da quant'è che aspetti? Sono arrivata ora. Ah, siete arrivati insieme. Più o meno. E io sono in ritardo di un'ora. Scusate. No, no, siamo tutti arrivati ora. Siamo tutti in ritardo di un'ora. Che coincidenza. È così solare. No, boss. Legale. Che cosa legale? Cosa? L'ora. Ah, ora basta. Come non basta un'ora? Basta pure mezz'ora. Piuttosto avete fatto quello che vi ho chiesto. Sì, boss. Certo, capo. Allora te, le pedinate, il duca. Sì. Duca, duca, duca. L'ho inventato io. Mi piace. Due imbecilli. Scusa, capo, scusa. Ah, cosa hai scoperto del duca? È uscito con sua moglie, le ha comprato dei fiori, sono andati in hotel e sono usciti dopo 2 ore. Quindi niente di strano? Se lo dici tu. Scusa, che c'è di strano? È uscito con sua moglie, le ha comprato dei fiori, sono andati in hotel e sono usciti dopo 2 ore. Quindi niente di strano? Oh, se lo dici te. Ma che c'è sta de strano? Oh, è uscito con sua moglie. Mo fai chiede da lui. Senti, fammi una cortesia. Chiedi questa cosa prima che gli è meno io. E lo gonfio. Io. Che cosa c'è di strano? Che è uscito con tua moglie. Ecco andata a presi i fiori. Vabbè, queste sono cose personali, diettele a casa, Piuttosto, la merce l'hai presa? No. Oh, come no? Ho fatto tardi. Ma come hai fatto tardi? Sono matto. Dove stavi? Ma che sta Dio? Oh. Ero qui, fuori al parcheggio e c'era la polizia. E tu che hai fatto? E che ho fatto? Ho fatto valere i miei diritti. Sì, e doveri. Capo, ho detto, ero qui fuori al parcheggio a far valere i miei diritti. E doveri. Aridai, regà, quante volte volevo dire, ero qui fuori al parcheggio a far valere i miei diritti. E doveri! Oh, regà, come uno fa capire? Ero qui fuori al parcheggio a far... come dire? Devo fare spelling, P, apostrofo, A... Non ce va l'apostrofo! È doveri, non doveri, senza apostrofo. Comunque, bando alle ciance, dov'è il resto della banda? Ah, è successo un casino, boss. Che cosa è successo? Hanno fatto una retata. Porca paletta, chi hanno preso? Il polpo, il sarago, il triglia e il pesce cane. Sì, è Capitan Findus. No, Capitan Findus, no. No, Capitan Findus non c'era. Ah, e dov'era? Ah, una gara di nuoto. Ha vinto? No, però è arrivato secondo. E chi ha vinto? Il tonno insuperabile. Ah, e adesso chi la fa la rapina? Capo, tranquillo, tocca trovare qualcuno forte. Chi è il meglio sulla piazza? Oh, manna c'è Ergazzosa. Ergazzosa? Ergazzosa so bevuto. Ahia... mandiamoci Ercubano. Ercubano, dice. Ercubano. Ma due cretini, ve l'ho detto ieri che Ercubano se lo so affumato. Ah. Eccolo, er meglio, con questo non te sbagli, capo. Vedemo che dice. Mannace Tusi, no? Bravo, Tusi. No, ragazzi, Tusi no. No, oh, che è successo guarda a Tusi? Che tu sei gagliato, non me la scherzi, eh. Dice. È morto Tusi, no? Ma se l'ho visto ieri. Ho capito, stamattina ho letto l'articolo sul giornale, parlava chiaro. E che diceva? Grave incidente sulla pontina. 5 morti, 6 contusi. Ma porca paletta! Va bene, ragazzi. Niente, bisogna staccarmi. Vorrà dire che per stavolta alla rapina tocca a noi. Vorrà dire, capo. Che ci vediamo alle 3 al bar della Magliana. Ho capito, alle 3 è chiuso. Ah, come è chiuso, scusa? Fame ai 5. Vabbè, fame ai 5. Ok, regà, allora è deciso. Alle 5 alla Magliana. Se me supo la mañana, pensando en que me diese lo que voy a parar.
I numeri primi! Oh, ecco qui, allora abbiamo Gianluca Sinatra, grazie, che grazie. È anche il coreografo di alcune delle mie esibizioni, mie così si riconoscono, e poi abbiamo Roberta Piergotti in arte La Pierghi e Roberto Del Prete in arte Gnogno. E mi faceva piacere spendere, Daphne, due parole su di te, su un po' tutta l'organizzazione. Innanzitutto conoscerti anche dietro le quinte è davvero un piacere, perché al di là della grande professionalità che comunque trapela davanti alla camera, che tutti i telespettatori hanno modo di vedere, pochi hanno magari la possibilità di conoscerti dietro le quinte. Sei una persona squisitissima con la quale è piacevole interagire, collaborare, sempre molto disponibile, quindi un applauso alla grande Daphne. Grazie. E se mi permetti spendere due parole su di noi, insomma. Prego. E noi siamo i numeri primi, numeri primi perché nei nostri settori ci sentiamo tutti dei numeri primi, perché il grande Gnogno, grandissima voce, un grandissimo cantante, la Piergi è praticamente una conduttrice, un po' tutto fare, all management, è quella che ci mette in riga quando dobbiamo fare le prove e tutto. Ogni tanto sì. Io sono un po' quello simpatico del gruppo. Cioè quello che balla. È quello che balla. E quindi praticamente abbiamo deciso poco tempo fa, il 23 di marzo, quindi davvero pochi mesi. Quest'anno abbiamo deciso praticamente di unirci e stiamo appunto già mettendo in scena uno spettacolo dal titolo Zapping, che parla proprio di televisione. Questo è un estratto del vostro spettacolo. Beh, complimenti, tanti grazie. Auguri. Speriamo che Mille Voci possa portarvi...